Alla fine Max ha spuntato anche l'ultima, e sua l'ultima pole della stagione. Ha passato l'FP1 guardando i ragazzini rookie che salivano sulla sua auto. Poi si è messo al volante in FP2 con un setup completamente cannato. E ha passato l'FP3 lottando tra vari cambi di setup e saltellamenti vari della sua auto, e alla fine ha messo tutti insieme ogni giro in qualifica centrando la sua 12ª pole dell'anno. La qualifica personalmente l'ho vista un po' altalenante. All'inizio non si sapeva chi ce l'aveva nel polso. Personalmente poi ero anche distratto dalla gara sprint della MotoGP, quindi ho visto le qualifiche e sprint insieme. Poi da subito si è verificato il problema della Ferrari. Dal primo giro della Q1 si era capito che era molto più tosta del solito. Sainz a momenti è ultimo, ma ve lo dicevo già dalle prime del FP1 che si vedeva che c'era qualcosa che non andava, faceva una simulazione qualifica non buona. Poi il botto in FP2 ha condizionato secondo me la resa. Infatti nelle prove libere 3, simulando il giro veloce, il suo ingegnere di pista Dami gli diceva in radio di cercare di non frenare proprio in quella curva 3 dove ha sbattuto poi il venerdì, e tra parentesi il dosso è stato livellato nella notte, quindi penso che tra tutte queste cose non credo sia stato proprio al top. Poi c'è stato effettivamente un problema in qualifica, un problema tecnico, cioè nel primo tentativo della Q1 ha fatto un 10° posto, che almeno era sufficiente per rientrare in Q2, ma all'ultimo tentativo, proprio quando si doveva migliorare, da quel che ho visto dalla telecamerina di bordo, c'è stato un problema con l'ala anteriore che ha fatto uscire Carlos Tardi e Adami, che gli diceva in radio: spicciati che abbiamo tempo con tempo, quindi fai subito il giro di preparazione. Tant'è che a un certo punto Carlos si è aperto in radio e gli ha detto: Ricky, ma guarda che non posso superare tutti in pit lane, non mi chiamo mica Verstappen. Vabbè, alla fine della fiera il giro l'ha fatto, ma non è stato preparato adeguatamente perché aveva poco tempo. E poi, ovviamente, così facendo, si è ridotto all'ultimo avendo traffico. Guardate quanta gente ha dovuto passare mentre faceva il suo giro. Questo ti condiziona tanto, ma ovviamente, uno, che cavolo lo fate uscire così tardi? Ma manco ti stessi giocando la pole, sei per la salvezza della Q1 ed esci così tardi? Infatti poi nei giri successivi della Q2 e della Q3 Leclerc è stato fatto uscire molto presto. Due, esattamente dietro di lui, anche col traffico, c'era Perez, che comunque ha migliorato il suo tentativo. Infatti è stato Perez che l'ha fatto uscire dalla Q2. Nonostante avesse poi anche Perez lo stesso traffico di Carlos, quindi se era in grado poteva passare anche Carlos in Q2. Insomma, è stato un mix di fattori che non hanno giocato a suo favore. Certo è che nel momento in cui serviva per la squadra la posizione della qualifica contro Mercedes, lo spagnolo non c'è. Alla fine della fiera, gli sfidanti sono stati le due McLaren, Verstappen e Leclerc, che non so come abbia fatto, ma considerando tutti gli altri giri come andavano, sia della Q1 che della Q2, non è che ci ha messo una pezza, ma ci ha messo una tovaglia sopra, conquistando magicamente la seconda posizione. Anche per lui è stata una qualifica super difficile con un'auto che non stava in piedi. L'auto esclusa dell'ultimo giro è stato Norris, che ci ha regalato un bel drift dal punto di vista televisivo, ma dal punto di vista della telemetria un disastro. Se andiamo a vedere appunto i suoi dati telemetrici contro il suo giro veloce precedente, vediamo che rispetto a prima stava guadagnando oltre 3 decimi, che non gli sarebbe valsa la pole, ma magari la prima fila sì, a fianco a Verstappen. La macchina gli scappa in curva 13 e per riprenderla deve alzare tanto l'acceleratore, perdendo oltre 30 km/h ed andando sui quei tempi di quasi 4 decimi. L'ennesima volta che nel momento clou Lando non c'è e spreca un'occasione d'oro. Chi invece l'occasione l'ha presa è stato il compagno di squadra della McLaren, che conosce la pista a memoria avendo girato non molto tempo fa con tutte le categorie minori. Se guardiamo la telemetria vengono fuori delle cose decisamente interessanti.
Per prima cosa notiamo come tutti sono andati su di potenza, limitando il predominio Ferrari che avevamo visto nel video dell'analisi dell'FP2, dove la linea rossa era maggiore e ben presente. Qui invece in qualifica vediamo che la Red Bull si prende tutte le velocità di punta, andando a guadagnare già in questa fase qualcosina. Max affronta curva 1 con 4 km orari in più degli avversari. Non è molto rapido alla 5, ma al secondo rettilineo, dove si becca tanta velocità massima, fa una staccata poderosa in curva 6 e poi la inserisce alla 7, sfruttando la caratteristica migliore della Red Bull in questa configurazione, cioè l'elevata direzionalità che è ben piantata in terra. Ben 10 km orari in più degli altri gli valgono solo qui altri 3 decimi. Il gap si mantiene quello fino a fine giro. L'ultimo settore, che va da curva 9 in poi, è abbastanza bene, ma devo dire che me lo aspettavo un po' meglio da Max. Questo è stato sempre il suo settore di forza. Affronta la 12 con quasi tutto il gas spalancato, guadagnando oltre 10-15 km orari sugli altri. Ma chi fa la magia in questo settore è il Charles, che riesce ad estrarre il suo meglio per la prima volta nel weekend, proprio qui dove soffriva di più, limitando i danni. Oscar invece ha tentato di fare la curva 14 senza frenare, l'unico del lotto, perché se vediamo gli altri due un colpetto di freno lo danno, ma non ha colto l'ultima curva che lo ha portato in seconda fila la domenica. Le Mercedes, con cui le due Ferrari dovranno affrontare il secondo posto costruttori, si sono mostrate, come dicevo nello scorso video, poco veloci sul dritto per via dell'alto drag, ma purtroppo anche con un posteriore un po' troppo ballerino. Solo Russell è riuscito a mettere la zampata, mettendosi in una bella quarta posizione, ma soffrendo appunto su tutti quanti i rettilini. Alla fine, per la seconda posizione del mondiale dipende sia da quelli su, prevedendo un Max che scappa e un Leclerc che dovrà mettercela tutta. Ma sarà dura, perché deve contenere sia Russell che le due McLaren, praticamente a tutti i mastini intorno. Ma c'è da dire che la posizione in campionato dipenderà anche dalle rimonte di quelli dietro. Sainz parte 16esimo ed Hamilton 11esimo. Sainz, se non si ritrova nei pasticci come a Las Vegas, può puntare agilmente nella top 6-8. Ma andiamo a vedere i passi gara provati. Ecco, questi sono stati tutti passi gara. Quelli più significativi sono stati nelle ultime due prove libere, e specialmente nell'ultima, dove Leclerc è stato super costante, girando sempre sul 36 con gomma media e alto carico di benzina. Chi ha girato meglio è ovviamente la Red Bull, ma con gomma soft e con meno giri a disposizione e meno benzina. Ma anche le McLaren e Russell non sono stati malvagi nell'FP2, che è proprio l'orario della gara, dove, assieme a Leclerc, tutti sono rimasti nel minuto e 28. Calcolando i passi in FP3 e FP1, possiamo dire che Verstappen è quello che ovviamente mette un'ipoteca sulla vittoria e scappa. E credo che su questo non ci sia alcun dubbio. Personalmente vedo le linee arancioni delle McLaren molto forti, e questo sicuramente darà fastidio a Leclerc, che si ritrova ancora una volta a lavorare da solo. Diciamoci la verità, sarà già un miracolo se riuscirà a contenere almeno una McLaren. Mercedes paiono invece con alcuni passi peggiori rispetto alla Ferrari, e questa è l'unica possibilità che alla squadra del cavallino possa portarsi a casa il secondo posto costruttori. Ditemi voi che ne pensate nei commenti, se vi è piaciuta quest'ultima qualifica e il vostro pronostico sulla gara. Sicuramente io credo che sarà interessante, perché la caccia del cavallino contro la stella ci darà un po' di spettacolo, per cui vedere la gara con un certo timore. Se vi va, iscrivetevi al canale, e a questo punto buona ultima gara dell'anno. Ciao ciao ciao.